Ciao a tutti ragazzi, mi presento, sono Fabio Napolitano e innanzitutto volevo ringraziare Fabris per avermi dato l'occasione di fare questa intervista. La mia passione per i simulatori nasce circa 20 anni fa con le vecchie console, i miei simulatori all'epoca erano i Gran Turismo. Questa passione poi è andata evolvendo anno dopo anno e mi ha spinto step dopo step a fare dei passi in avanti verso questo mondo, fino ad arrivare a 6 mesi fa con l'abbandonare del tutto le console e a passare sul sistema del PC. E devo dire che ho trovato un altro mondo, è sicuramente di un livello superiore. Sono veramente felice di aver fatto questa scelta, anche perché tramite SimDrivers ho trovato non un gruppo ma una famiglia. Mi chiamo Mattia, vengo da Bari, faccio parte del team SIC58 con Fabio Napolitano. La mia passione nasce dalla fine degli anni 90, quando avevo 10 anni, ho incominciato a seguire la Formula 1 e di lì ho frequentato i castrodomi della zona con i miei amici giusto per divertirci. Questa passione è rimasta così a livello di hobby negli anni, in quanto sapete che è una passione molto costosa e quindi era soltanto una passione, poteva rimanere soltanto una passione. Il mio primo volante per la simulazione l'ho acquistato nel 2002, era un Thrustmaster, ora non ricordo bene il modello, e di lì ho giocato tutti i titoli di Formula 1 all'epoca. Sono appassionato soprattutto delle ruote scoperte, ma ultimamente, da quando ho ripreso, perché ho fatto una bella pausa di più di 10 anni, ho ripreso quest'estate, ho ripreso in mano un altro volante per la simulazione e qui ho incominciato a scoprire le ruote coperte con SimDrivers appunto. Allora, cosa mi ha spinto a unirmi ai SimDrivers? È una bella domanda. Allora, premetto che io seguivo i video di Fabris ancora prima di passare sulla nuova piattaforma. Diciamo che come trampolino di lancio ho appena avuto l'occasione di partecipare a quello che è stato il campionato Seat Leon TCR. Per me è stato il modo di approcciare a questo gruppo, è stato un trampolino di lancio per quello che era la mia esperienza sul mondo PC e devo dire che oltre a un gruppo ho trovato delle grandi persone, prima in Fabris e poi nei piloti partecipanti, di cui è nato veramente una grande amicizia sia con Fabris che con i ragazzi che hanno partecipato al campionato. Cosa mi ha spinto ad unirmi SimDrivers? Beh, quest'estate, come ho già detto, mi sono riavvicinato a questo mondo e ho incominciato a sondare molti video su YouTube, tra i quali mi ha colpito quelle guide che ha fatto Fabris. Poi di lì ho scoperto il canale al completo, guardando le gare del campionato TCR soprattutto, e lì ho incominciato ad avere la voglia di riprendere a frequentare questo mondo, diciamo. E di lì ho deciso di iscrivermi e ho partecipato al primo evento, quello dei 1000 iscritti, se non sbaglio. E di lì poi ho fatto anche il campionato 488 GT3 e ora mi sono iscritto a quest'ultimo campionato DTM. Cosa mi ha spinto a iscrivermi al campionato DTM? Sicuramente la voglia di fare esperienza. E di fare esperienza in quello che per me è un ambiente nuovo nella simulazione del PC e sicuramente un valore determinante è stato quello del gruppo, quello che ho trovato in SimDrivers. E poi devo dire anche un'altra cosa, misurarsi con piloti di punta come Fabrizio Ningi, Gianluigi Cortese, Luca Laudato e altri, comunque, non vorrei dimenticarmene qualcuno, per me non può che essere una motivazione in più. E puoi solo apprendere da queste persone, quindi niente, cosa dire, per me è un piacere fare questo campionato di TM e spero di apprendere il più possibile. Mi sono iscritto a questo campionato perché, essendo rimasto entusiasta dello scorso campionato, il Ferrari 488 GT3, sono stato uno di quelli che ha chiesto a gran voce a Fabris di organizzarne un ulteriore. Un
Una caratteristica che mi ha colpito di questo campionato sicuramente è quello di aver deciso di dare importanza al risultato di squadra anziché a quello del singolo individuo. E io la trovo una scelta azzeccata perché oltre a far diventare più divertente il campionato è anche bello perché dà una spinta ai piloti di comunicare fra di loro, di aiutarsi, di puntare a fare il miglior risultato, dove non conta essere semplicemente forti e vincere le gare, ma conta la coesione e far gruppo, e appunto cercare di puntare al miglior risultato per ottenere in questa formula in particolare maggior punti, e quindi ti dà una spinta a far sempre meglio. Abbiamo scelto tutti insieme Race Room come titolo, come simulatore, e abbiamo scelto il DTM perché sono macchine veramente divertenti da guidare e da portare al limite. La proiezione col mio compagno di squadra sicuramente è quella di puntare a fare il meglio possibile. Innanzitutto accumulare maggiore esperienza, che non fa mai male, e cercare di puntare passo dopo passo a raggiungere risultati migliori. Non ci poniamo limiti, sicuramente non siamo i favoriti per il titolo, però sicuramente non vogliamo dare vita facile ai nostri avversari, no? Sennò la competizione non sarebbe bella. Allora, l'obiettivo che ci siamo posti con i miei compagni è sicuramente quello di divertirci, prima di tutto. Poi sicuramente l'impegno ce lo mettiamo e speriamo di fare il meglio possibile. Cosa mi piacerebbe fosse proposto per il prossimo campionato? Forse Fabrizio Ninci come compagno di squadra? No, va bene, o Mattia, mi sta bene così. A parte questo, niente, non ho particolari idee o proposte da fare per i nuovi campionati, o quantomeno al momento non ne ho, però posso dire che sicuramente il Fabris non ci farà mancare nulla. Ne sono prova i 3 campionati organizzati fino adesso e devo dire che hanno riscosso un gran bel successo, sia dal punto di vista di organizzazione, sia dal punto di vista di gruppo. E ripeto, ribadisco che il gruppo che si è creato è un gruppo sano e genuino. Sicuramente per i prossimi campionati mi aspetto e vorrei e desidero soprattutto fare un campionato con auto a ruote scoperte, tipo Formula 1, Formula Renault. Perché, come ho detto prima all'inizio, la prima passione è nata proprio da queste categorie. Cosa voglio dire, Sim Drivers, e chi ci segue? Innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti i piloti partecipanti nei precedenti campionati più questo attuale, perché mi hanno dato modo e possibilità di conoscere in primis la persona. Infatti, fiore all'occhiello di questo gruppo, secondo me, è il rapporto umano che si è venuto a instaurare. E appunto per questo li voglio ringraziare uno ad uno. Mentre per chi ci segue, come dice Fabris sempre, iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto un pollice in su, e niente, alla prossima, ciao! Agli altri Sim Drivers porgo un grosso in bocca al lupo, e per chi ci segue do un consiglio: iscrivetevi alla community, che è fantastica, qui troverete sicuramente simpatia, competenza e forse anche degli amici, come è successo a me. Ciao!